Siamo in collegamento con l'assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante. Salve, grazie per essere nuovamente collegata con noi. Ben trovata. Buongiorno a tutti, Allora, grazie. c'è stata la sigla di un importante protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli e il CONI, garantire l'accesso allo sport veramente a tutti. È possibile o è utopia? No, è possibile, noi stiamo lavorando a piccoli passi per consentirlo, quindi questo è il primo passo, infatti non è quello assolutamente conclusivo, come ho detto anche in conferenza stampa, questo è il primo passo verso innanzitutto che suggella un'alleanza che è quella del Comune con il CONI, che è la più alta autorità evidentemente nazionale dello sport, e che poi passerà anche attraverso accordi con gli altri enti affinché tutti possiamo metterci dalla stessa parte e lavorare veramente perché lo sport finalmente a Napoli diventi alla portata di tutti, possa, e per poter garantire anche attraverso naturalmente la ripresa e la ristrutturazione e la riapertura degli impianti che ancora non abbiamo a disposizione, possa consentire l'accesso a tutti appunto in condizioni di pari opportunità. E mi piace sottolinearlo, io ho volutamente fatto inserire nel protocollo CONI una condizione anche e una particolare attenzione anche rispetto alle donne nello sport, sia nel senso di parità di accesso alle bambine a tutte le attività sportive, senza nessun tipo di limite, e quindi anche promozione della partecipazione delle bimbe alle attività sportive, ma parità di accesso anche alle imprenditrici sportive al femminile. Quindi cerchiamo di promuovere e cerchiamo di dare spazio anche alle donne nell'ambito del settore sportivo imprenditoriale, cosa che sappiamo è ancora molto, ma molto ridotta. Il CONI candida Napoli a capitale europea dello sport nel 2026. Un obiettivo possibile? Sì, anche questo abbiamo istituito il comitato, innanzitutto promotore, quindi noi ci stiamo preparando a offrirci, a renderci disponibili per questa competizione che naturalmente speriamo di vincere e faremo di tutto per vincere. Le mie trattative andranno anche a Roma, dove andrò a parlare con il presidente Malagò, in modo tale da perorare la causa, perché è giusto che Napoli torni al centro appunto della politica sportiva nazionale. C'è stata fuori troppo tempo, c'è stata fuori forse anche per una scarsa volontà di interloquire con le altre istituzioni. Invece il mio approccio, il nostro approccio, quello di tutta l'amministrazione, è quella di parlare, di ragionare con chiunque. Non ci sono amici e nemici, tutti coloro i quali gestiscono e operano e lavorano nel settore sportivo, dobbiamo ascoltarli perché soltanto grazie veramente alla unione di tutti potremo riuscire a portare, secondo me, Napoli di nuovo al centro dello sport italiano. Per fare questo c'è bisogno dei soldi, lei ha detto parlo con tutti, ha naturalmente parlato anche con l'assessore al bilancio Baretta, insomma, questi soldi per ristrutturare gli impianti che necessitano di manutenzione arriveranno? Allora, forse siamo riusciti ad avere almeno un budget per la manutenzione ordinaria degli impianti, almeno per quest'anno, perché dovete sapere bene che il patto per Napoli, non è un contributo a fondo perduto, che ci arriverà, è comunque sono fondi che ci arriveranno, ai quali però dobbiamo comunque rispondere con un intervento, evidentemente anche noi, cioè il governo, lo Stato ci dà 100, noi dobbiamo mettere il nostro 30. Quindi questo vuol dire che dobbiamo impegnarci in attività virtuose anche noi, naturalmente, dobbiamo cominciare a muovere la macchina comunale, anche nel senso soprattutto della riscossione che è molto purtroppo ferma, e però ecco, io credo di aver strappato la promessa a Pierpaolo Baretta di poter avere in qualche modo dei fondi quantomeno per garantire la manutenzione ordinaria degli impianti, perché non mi stancherò mai di dire che naturalmente se non provvediamo alla manutenzione ordinaria, poi tutti gli interventi diventano di natura straordinaria e naturalmente diventano anche non solo pericolosi naturalmente per chi utilizza i nostri impianti sportivi, ma anche onerosi. Quindi qualcosa l'avremo, quest'anno è ancora un po' un anno di sacrificio, ma
se facciamo un sacrificio, ancora un po' un sacrificio, nel frattempo però cerchiamo anche di fare, evidentemente, di muoverci in altre direzioni, l'anno prossimo sicuramente le cose andranno nettamente meglio, però sicuramente riusciremo ad ottenere qualcosa di più quest'anno. Grande soddisfazione per l'assessore allo sport per il Giro d'Italia che ha fatto tappa a Napoli e Napoli ha fatto il Giro del Mondo. Esatto, è stato un evento davvero, davvero emozionante. Mi sono emozionata io stessa a vedere le riprese della città di Napoli, di tutta la zona flegrea in Mondovisione. Io credo che siano, ecco, questi quegli eventi che non dobbiamo più farci capitare per caso, ma dobbiamo lavorare, progettare in tempo per organizzare eventi del genere in modo sistematico. Soprattutto perché abbiamo la facilità di avere una città che si presta a qualunque tipo di evento sportivo, dal mare, ecco, non dico alla montagna, ma quasi, insomma, alle colline. Quindi possiamo fare davvero di tutto in questa città. Tutto sta, credo, a organizzarsi, ed è per questo, per esempio, che stiamo lavorando per Napoli Capitale dello Sport 2026. Ed è per questo che, ad esempio, oggi, facciamo una conferenza stampa, in relazione a questo premio, questo Grand Prix del nuoto, perché avremo, a breve delle competizioni, nazionali e internazionali nella piscina Scandone, dove verranno circa 1.000 atleti italiani e non, di cui 80 che sono medaglie nazionali e 30 medaglie internazionali, verranno a fare le qualificazioni per quelli che sono i mondiali che si terranno a Budapest quest'anno, i giochi del Mediterraneo in Algeria sempre quest'anno e poi anche per finire poi agli europei di Roma. Quindi cominciamo a far conoscere la nostra realtà, dopodiché però sistematicamente ne dobbiamo fare secondo me una leva del turismo, perché il turismo sportivo in questa città potrebbe dare grandissimi risultati ed io è in questi termini, che in questo senso, che sto cercando di lavorare. Allora, prima di salutarci, chiudiamo con una bella immagine perché grazie anche all'amministrazione comunale, un bambino di 3 anni affetto da una gravissima patologia ha potuto realizzare un sogno e questo è importante, insomma, perché anche il comune deve fare la sua parte nella realizzazione dei sogni dei bambini sofferenti. Sì, Vincenzo. Vincenzo, vediamo, Vincenzo. abbiamo visto appunto le immagini di questa piscina a Scandone aperta soltanto per lui. Tanto per lui, sì, assolutamente sì, per realizzare il suo sogno. Allora, noi la ringraziamo, la salutiamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi, grazie, buona giornata.